Datalogic abbiamo una collaborazione che dura da diversi anni. Inizialmente, sempre in termini di salvatempo, siamo partiti con l'acquisto dei loro terminali che abbiamo man mano installato in punti vendita di piccole dimensioni, come normalmente si fa in fase di rollout di una nuova tecnologia. Ovviamente questa partnership mi ha dato subito buoni frutti, quindi abbiamo iniziato a installare sempre più terminali in strutture sempre più grandi, arrivando non solo a utilizzare il loro hardware ma anche a utilizzare la loro tecnologia software per quello che riguarda salvatempo, inteso come applicazione terminale, e anche per l'app salvatempo smartphone. Oltretutto, appunto, fino ad arrivare a un numero di terminali tale da garantire un utilizzo in un ipermercato come Borgo Gioioso, nello specifico, in cui la percentuale di utilizzo di salvatempo è veramente molto alta. L'app salvatempo è attiva in coppia estensa da luglio del 2012 e in un annetto abbiamo esteso questo servizio a 32 punti vendita, anche se nei prossimi mesi ovviamente questo servizio sarà esteso anche ad altri ipermercati. Il consumatore oggi utilizza il proprio smartphone per gli utilizzi più disparati, quindi per pagare le spese, per prenotare qualsiasi cosa, per andare su internet, e quindi abbiamo ritenuto opportuno, innovativo in questo senso, dare la possibilità a chi oggi utilizza il proprio smartphone per fare praticamente tutto, anche di utilizzarlo come strumento per fare la spesa. Il vantaggio è, se vogliamo, il fatto di arrivare con il proprio telefono e riuscire a fare la spesa in maniera divertente, innovativa, potendo compilare una lista della spesa anche da casa che ritrovo sul telefono in punto vendita, e poi, diciamo, concludere la spesa sulle casse automatiche in maniera veramente molto veloce. Dunque, noi Salvatempo l'abbiamo installato ormai dal 98, e in tutti questi anni abbiamo continuato non solo con l'estensione del servizio ma investendo sempre di più in questo servizio, proprio perché non abbiamo nessun dato di differenze inventariali che ci consente di pensare al fatto che il salvatempo è un servizio utilizzato in maniera scorretta. È chiaro che le differenze inventariali purtroppo ci sono, ma non riteniamo che questo sia uno strumento che peggiori un dato che, tra l'altro, appunto, non è assolutamente diverso da quello di altre realtà. Oggi è il salvatempo è installato in 42 punti vendita su 54, quindi sono escluse effettivamente solo i negozi veramente piccoli, quindi parliamo di metrature talmente piccole per cui comunque una struttura, un'architettura di salvatempo probabilmente non sarebbe giustificata. Però, diciamo, sicuramente anche per quello che riguarda l'automazione dei processi di spesa, parlo di casse self-checkout, potranno raggiungere anche queste realtà.